La strategia del Movimento 5 Stelle che viene dalla Camera, qual è? Perché io non, in questo momento non allora, riesco più a seguire. La strategia è sempre la stessa, nel senso è cercare di fare un'opposizione il più dura possibile, più onesta possibile. E su questa questione delle riforme, essendo la legge elettorale soprattutto una cosa importantissima, c'è stato questo sedersi al tavolo con Renzi per un confronto per vedere, però sinceramente nessuno ne aveva grandi speranze, tutti speravamo di dare sì a Renzi l'opportunità, vedo bene, se non altro di dire no per Berlusconi. Non fa nessuno, i giochi sono fatti, cercare di contrastare un po' sto patto del Magureno, esatto. Però a un certo punto io vedo certo, che noi ci siamo un po' troppo, non dico asserviti, ma quantomeno ci siamo un po' troppo adagiati su questo fatto. Guarda, lì dipende molto dalle sensibilità. Sì, nel senso, c'è chi sì, ti dice fate bene perché è giusto confrontarsi mantenendo le proprie posizioni dure, c'è altri che ti dicono no, non bisogna neanche sedersi a quel tavolo perché sono dei pagliacci, gli abbiamo fatto capire che c'è la volontà, quantomeno adesso farlo prima questo passaggio, perché quando c'è stato quell'attacco, chiamiamo l'attacco di Grillo che non ha voluto accettare quel confronto, lì forse era stato il momento che voleva giocare prima. Esatto, e lì avevamo possibilità. Ora come adesso recuperare quella situazione la vedo molto più. Però vi dico anche una cosa. Casomai doveva andare da un cioè la gente in genere e soprattutto loro si vede che la politica è anche un cambiamento continuo. Allora questi fino a ieri facevano gli schizzinosi, non è che mi possono, nel senso, non è che mi possono venire a dire adesso ah ma tu 6 mesi fa mi hai detto di no e adesso mi dici di sì, perché la politica ha sempre funzionato così. Quindi è inutile che stiamo a fare i duri e puri, soprattutto loro, perché mi sembra che hanno fatto un governo con Berlusconi, la gente non se lo ricorda più. No, la gente non vuole ricordare. Quindi voglio dire, se adesso noi ci presentiamo e gli diciamo abbiamo cambiato idea, siamo più disponibili a parlare, la morale sinceramente te la tieni, perché loro avete fatto volta bandiera 1000 volte qui da voi. Tanto loro sono abituati a mentire. Svolto come si sviluppa. Vediamo, perché sicuramente perché nessuno calerà le braccia. No, sono detto in italiano. Mi chiedo scusa. Guarda, c'è una malattia che si chiama bipolarismo, che è proprio chi ce l'ha non si rende conto di averla, perché vive una realtà che per lui se stesso è normale, normalità. Sono bipolari, contraddicono se stessi nella stessa vita. Fanno spesso, dice, hanno una ottima carriera politica. È vero. Vengono spesso in opinione. Va bene, vi saluto la dinamica.